Ma fai un po' di volontariato, le dico. Sono sicura che il signore sarà d'accordo. Lei scuote il capo e intanto mi chiede di accendere la televisione e dirle cosa succede nel mondo. Si copre gli occhi con le mani, ma la vedo sbirciare tra indice e medio. Cerca a tentoni il telecomando e alza il volume. E non si sentiva niente. Quando mio fratello era in ostaggio dei torturatori del PD, mia madre aspettava tremante la telefonata fatale. Avevo giurato a me stessa che mi sarei buttata dalla finestra. Che bel pensiero, mamma. Così avrei fatto Pasquetta con mio fratello trucidato e mia madre schiantata al suolo. Poi mi assale un dubbio. Ma se avessero fatto fuori me, ti saresti buttata lo stesso? Silenzio. Non mi guarda perché ha ancora una mano davanti agli occhi. E quindi ti saresti buttata? E dai, non fare queste domande sceme. Quando torno a casa mia e ci ripenso, c'è qualcosa che non quadra in quella scena di mancato suicidio. Non c'è una sola finestra a casa dei miei genitori da cui sia possibile buttarsi di sotto. Sono troppo piccole, perché sono state tutte tagliate a metà. Mio padre aveva la smania di dividere le stanze, senza alcun motivo. Semplicemente ci costruiva dentro un muro. Costruiva muri nelle stanze, non si può dire in altro modo. Vivevamo in quattro in un appartamento di 60 metri quadri, dove era riuscito a ricavare tre camere da letto, una sala, una cucina, un tinello, una veranda e due bagni, più un lungo cunicolo soppalcato che correva lungo tutta la casa e abbassava il soffitto. Una persona particolarmente alta ci avrebbe sbattuto la testa, ma nessuno in famiglia aveva questo problema. Non esistevano porte vere e proprie, solo porte a scomparsa senza serratura. Era come vivere dentro un allestimento teatrale. Le stanze erano puramente nominali, simulazioni a beneficio degli spettatori. Per un certo periodo della mia infanzia, la mia cameretta è esistita solo di notte. Di giorno tornava a essere un corridoio. La sera, quando dovevo andare a dormire, tiravo due porte a soffietto e buttavo giù un pezzo di muro, che in realtà era un letto ribaltabile. La mattina spariva tutto, si cambiava scena. Si spostavano pannelli, si alzavano sipari. In seguito, la mia cameretta è stata trasferita dentro quella di mio fratello. Un parallelepipedo piazzato in un angolo della stanza, come fosse uno sgabuzzino messo per orizzontale. La finestra, come tutte le altre, era stata segata a metà dal muro. Se volevo affacciarmi al mondo, dovevo accontentarmi di un'anta grossa quanto uno sportello da frigobar. Volevo solo dirti che non ci saresti passata dalla finestra, scrivo a mia madre. Grazie, tesoro, mi risponde. Prendo nota. Ho imparato a leggere a 4 anni. In un'altra famiglia forse mi sarei guadagnata almeno un brava. Nella mia fu un dato del tutto irrilevante, visto che mio fratello aveva imparato verso i 3 anni e a 4 conosceva a memoria le capitali di tutto il mondo, i nomi dei presidenti americani in ordine cronologico con data di insediamento e quelli dei giocatori della Juve a partire dal 1975, l'anno della sua nascita. In realtà, nella spartizione dei ruoli, il fatto che lui si fosse accaparrato quello di genio di casa mi aveva concesso di vivere molto più tranquilla. Mia madre sostiene che di fronte alla possibilità di fare la primina, come aveva fatto mio fratello, io abbia risposto: No, mamma, grazie. Voglio essere come tutti gli altri. Dubito che a 5 anni avessi la consapevolezza necessaria a pronunciare una frase del genere, ma è vero che, per certi versi, ero nella posizione di non dover dimostrare niente a nessuno. Per mio fratello le cose non erano così semplici. Non lo invidiavo. C'è un aneddoto che racconta sempre mia madre. Una volta, al ristorante, lui, non ancora treenne, aveva preso il menù e si era messo a declamarlo dall'alto del suo seggiolone. Enfatizzava gli accapo, indovinava gli iati e raddoppiava le consonanti giuste. Il cameriere che era venuto a prendere l'ordine si era limitato ad aspettare con aria annoiata che il moccioso finisse la performance. Quando mio fratello era arrivato in fondo alla lista dei dolci, il cameriere continuava a stare lì con la penna in mano senza manifestare il minimo segno di sbigottimento. Beh, volete ordinare un ripasso? A quel punto il piccolo genio, in preda alla frustrazione, aveva afferrato un bicchiere dal tavolo e l'aveva preso a morsi. Mia madre è sempre molto fiera quando racconta l'aneddoto e, al pari di suo figlio treenne, ha un modo di stizzire. E allora.
Allora, siamo pronti per iniziare il pomeriggio insieme. Vi abbiamo fatto ascoltare quella un po' che è l'anteprima di Audible. E se ce l'avete, approfittatene. Se non ce l'avete, trovate il modo di procurarvi il libro cartaceo o comunque anche ascoltarlo. Devo dire, a me non è dispiaciuto Ma no, è stato proprio affatto. piacevole, devo dire. Devo dire che poi è ancora più bello quando un libro è uscito da poco e c'è già nella versione audio. Ti No, dà quello è il una. massimo della goduria, Ecco, sì. oh, ti dà una grande soddisfazione, soprattutto se il libro in questione è Niente di vero di Giulio Einaudi editore ed è nei 12 al momento finalisti per il premio Strega. Eh già. Diamo il buon pomeriggio, la ringraziamo per aver accettato il nostro invito, Veronica Raimo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie Ciao Veronica, allora intanto beh, domanda obbligata, nei 12 libri del premio Strega del 2022, te l'aspettavi? No. No, sincera, no? E come ci sei finita? Forse perché sei un artista? Domanda, chi mi sono messo? Domenico Non Procacci, lo credo, no? so. Sì, ma no, lui mi ha segnalato. No, sono molto contenta, però effettivamente boh, non me l'aspettavo, quindi insomma, ancora più contenta. Quindi vedremo come sarà questa avventura, questa nuova avventura, quando ti capitano le cose, ce lo racconti anche nel tuo libro, no? Ti capitano sempre così che non riesci a darti tanto una ragione, anche questa è avvenuta così. Niente di vero, libro tra l'altro che ha una copertina meravigliosa. Visto che siamo sulla radio dell'Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti, ce la racconti questa copertina, Veronica? Sì, tra l'altro una veramente delle rare, se non unica volta che mi ha proposto l'editore la copertina e mi è subito piaciuta, mi è sembrata anche cioè una scelta non solo azzeccata ma difficile perché appunto visto che è un libro che comunque parla di una ragazzina, poi giovane donna, poi donna e basta. E che in qualche modo ha a che fare con me, era anche difficile trovare un'immagine che condensasse, no, queste diverse età e anche che avesse poi un'affinità con la mia persona. E quindi cioè, l'immagine in copertina è una ragazzina con un'età insomma, un po' indefinita, però insomma, molto giovane, ma appunto può avere non 11, una 12. bambina, ma non una ragazza, e ha una smorfia strana che sembra un po' di, cioè chiude gli occhi, appunto questa smorfia che da un lato sembra quasi di rifiuto, quasi, poi anche un po' di disgusto, comunque come se fosse così nel suo mondo e avesse paura di aprire gli occhi per affacciarsi sul mondo esterno. E mi sembrava una buona sintesi. Molto, molto, sì, accattivante, devo dire, ti attrae molto come foto, una foto in bianco e nero che poi una volta che hai letto il libro in effetti diventa molto corrispondente, no, al contenuto. Un contenuto che è come quella bambina, nel senso che comunque appunto racconta delle vicende di una prima bambina, poi adolescente e poi donna, che però insomma vive un'infanzia piuttosto particolare, lo possiamo dire, credo, nel senso che insomma non proprio tutte le adolescenti, non tu proprio tutte le bambine crescono come sei cresciuta tu, se è in tutto autobiografico o meno. Questa è un'altra domanda che mi premeva farti più per curiosità che non per giudizio sulla Anche tua per quello che infanzia. racconta nel libro che scrive, no? Che ogni tanto c'era questo desiderio, no? Di modificare qualche racconto. No, ovviamente l'ambivalenza è voluta Certo. e non sarà ovvio che ci siano degli elementi autobiografici, tanto appunto ho conservato il mio nome, il nome di mio fratello e altri nomi reali, sono dei personaggi totalmente inventati, sono aneddoti totalmente inventati, c'è una commissione appunto tra ricordi ed episodi puramente di fantasia, ma quello che un po' cercavo di, non tanto di dimostrare, ma di dichiarare, era che poi in realtà non ci fosse questa gran differenza tra ciò che si inventa e ciò che si ricorda quando si sceglie di raccontare qualcosa, ma no? Dal fatto di fare quella scelta, di decidere di raccontare, si mette un po' in un processo che di per sé inventivo e manipolatorio. Quanto è stato anche catartico, no? Un po' scrivere questo libro, perché secondo me quando poi ci si racconta un po' c'è anche un qualcosa di catartico. Guarda, l'effetto per
certi aspetti anche inaspettati e poi no, non volevo che lo fosse fino in fondo perché in fondo secondo me se poi ci si abbandona una catarsi o si cerca una catarsi diventa un po' sterile, un po' chiuso, asfittico, no, quello che si scrive. Quindi cioè, l'idea che poi in realtà la letteratura non serva per una catarsi, ma quasi per impedirla fino in fondo, per me è una cosa che resta preziosa. Ecco, no, non credo poi a una riconciliazione con la propria vita o con il proprio passato, però sono state delle cose che invece penso che io neanche le immaginassi, mi hanno portato più che delle forme di catarsi, anche delle forme di comprensione diversa e che mi hanno stupito. Questa casa con tanti muri dentro, con delle finestre così strette. Cosa ha rappresentato, no? Nell'infanzia e c'è anche un qualcosa che diventa quasi poi simbolico, volendo o no, no? Sì, tra l'altro è un'analogia, un parallelismo che mi hanno fatto notare, più che una persona, no, quest'idea di casa asfittica dove è cresciuta la protagonista e anche di asfissia che si respira nel libro, che può essere presa ovviamente in senso positivo o negativo, comunque è un libro che lascia poche aperture, è come se a un certo punto sbarrasse la strada, quindi rimanesse anche in quel caso quasi frustrante, no? Nelle prospettive. E credo, non lo so, non era qualcosa su cui avevo ragionato in maniera consapevole, però ecco, la protagonista si muove molto all'interno di un contesto chiuso, asfittico, quasi no, dovendo dare da un lato testate e muri, dall'altro tentativi di sfondare questi muri o di cercare scappatoie, cioè, quindi poi ha tutta una sua educazione, formazione personale che passa molto per dei vicoli stretti, in un certo senso, dei sotterfugi, non ci sono questi grandi viali alberati che l'attendono. C'è questo tema che torna, no? Del fatto della noia, di scocciarsi, di annoiarsi, no? In certi momenti. E lei sottolinea come in realtà i libri non servissero tanto ad evadere, no? Come generalmente si può pensare che il libro possa aiutare ad evadere, ma più che altro magari forse così, o a passare il tempo, o comunque erano parte, fra virgolette, poi di questa noia. Questo nella lettura. E poi come si arriva, no, da questa percezione del libro invece a volerli scrivere dei libri? A questa domanda non so rispondere. Non so, cioè, credo che il fatto di aver avuto, come la protagonista del libro, un'educazione molto, cioè, appunto, in stanze chiuse, con genitori apprensivi, eccetera, mi abbia, da un certo punto di vista, sì, sicuramente costretto a tanta noia. Dall'altro, proprio per la cosa che dicevo prima, di trovare, no, delle vie di fuga anche clandestine, anche insomma, laterali da un certo punto di vista, penso che forse mi abbia instradato verso l'idea di scrivere, ma che non significa appunto una forma di evasione o di creare delle storie per sentirsi libera, ma proprio anche per diventare un po' degli imbroglioni, ecco, per me la scrittura è tanto questo, cioè una forma artefatta di menzogna e di affabulazione, cioè è un'idea appunto proprio di distorcere, esagerare, torturare la realtà, ecco, la vedo più in questo senso. È molto interessante anche quanto racconta rispetto a come, no, veniva considerato suo fratello e invece le parole o le considerazioni che facevano nei suoi confronti. Credo che questo non voglio dire che accade quasi in tutte le famiglie, però insomma è più comune di quanto si possa in realtà Sì, immaginare. a me sembra un tratto abbastanza tipico delle famiglie, Eh quantomeno delle sì. famiglie italiane, e insomma lo riscontro, insomma, sia nella mia generazione che in altre generazioni, no, non so se continueremo così a lungo, forse adesso c'è un po' più di consapevolezza, insomma, anche
visto che si cominciano a fare anche dei discorsi, no, di tipo diverso sulle questioni di genere, magari questa fluidità spero che in qualche modo vada a incidere anche proprio sul trattamento diverso riservato ai figli maschi e ai figli femmini. Secondo me ancora dovrà passare molto tempo, perché tante volte lo si dice, no, che la colpa è sempre la madre dei maschi, insomma, o comunque buona parte della colpa, purtroppo ancora è così, c'è sempre un po' di predilezione per il maschio della famiglia, no? Un po' ancora accade. A me è piaciuto molto, a proposito di rapporti, anche il rapporto con il nonno. Sì. Quello è un rapporto che viene raccontato in una maniera molto, molto semplice, ma abbastanza efficace. Da una parte anche uno spaccato effettivamente di una generazione che aveva dei nonni forse diversi da quelli di oggi, no? Sì, è vero, appunto, magari la mia generazione si è confrontata poi con dei nonni che appartenevano a una società molto tradizionale, arcaica, però non so, magari quindi con dei valori anche che potevano non essere condivisibili, ma al tempo stesso, proprio perché erano tanto distanti, forse era quasi più facile un confronto, mentre con i genitori la prossimità ti impediva di emanciparti realmente. Con i nonni era come se, insomma, le epoche fossero più definite, per cui il rapporto poi partiva da basi un po' più autentiche. E, boh, per me la figura di mio nonno è stata una figura fondamentale per tante cose, proprio da un punto di vista sia etico, sia dell'amore che mi ha trasmesso, non so, in realtà è stato lui poi ad avermi in qualche modo anche trasmesso l'amore per la scrittura, perché è stato lui ad esempio ad avermi insegnato a scrivere e a raccontarmi tantissime storie. E non so, appunto, è stata in assenza poi di genitori così permissivi, una persona estremamente rigida, quindi assolutamente non una persona permissiva, ma una persona che mi ha concesso di apprezzare il piacere delle avventure e del rischio. E sono, insomma, particolarmente, diciamo, i tratti che mi hanno colpito di più di questo rapporto che tu racconti con tuo nonno, per esempio, quello di dormire nello stesso letto, che a un certo punto diventa anche per te una specie di tabù, anche se, insomma, forse, ecco, lo scrivi bene, lo racconti bene, dice: oggi sarebbe stato visto malissimo, ma io ho dormito sempre nel letto di nonno fino a quando non ero ormai una ragazzina. Tempi, no, erano altri tempi, forse eravamo anche altre, erano anche altre generazioni. Sì, appunto, tante cose sono cambiate, poi non so, cioè io penso sempre e spero sempre che le cose, non so, cammino in meglio, appunto, non ho dei sentimenti di nostalgia, ma non voglio avere uno sguardo rivolto al passato. È anche vero che magari certe forme di pudore, quando poi non sono realmente sentite, possono sembrare un po' posticce, no? Cioè anche un tipo di fisicità, cioè adesso c'è molta più fisicità ad esempio tra figli e genitori nel gioco, mentre io, se penso alla mia generazione, non è che abbiamo avuto questi genitori che giocassero così tanto, forse anche per quello l'abbiamo recuperata un po' con i nonni, questa idea del gioco, che magari avevano anche banalmente meno da fare, erano più spensierati, però anche proprio la fisicità, se devo pensare, e non è una cosa che riguarda solo me, la vedo molto più per i nati negli anni 70, qualcosa che apparteneva alla generazione dei nonni rispetto a quella dei genitori. Sì, è vero. Anche diciamo, l'affetto, se vogliamo, nel senso esprimerlo, manifestarlo, no? Anche con un abbraccio, c'era meno proprio anche fisicità sotto quell'aspetto, no? Uno ricorda più gli abbracci dei nonni che non quelli dei genitori. Sì, è vero. A proposito del rapporto invece con il fratello e con questa figura che comunque è stata ingombrante, e il gioco che aveva inventato e che facevate. Era quello, dicevo, insomma, è vero che è stata una figura un po' conflittuale, ma come sempre i fratelli, soprattutto quando l'età è ravvicinata, diventano anche complici, no? Sì, per fortuna con mio fratello ho un ottimo rapporto di complicità, non solo fraterna ma anche letteraria.
forse sarebbe stato molto più problematico, ad esempio, scrivere questo libro. E, un po' credo che ci siamo spalleggiati a vicenda e ci siamo aiutati a sopravvivere ad un'infanzia e a un'adolescenza estremamente noiose. E, e quindi anche poi quello che può sembrare, non so, un antagonismo, competizione, è sempre vissuto, ma non tanto come un gioco, ma con molta ironia. Il mio fratello prendiamo costantemente in giro su qualsiasi cosa, anzi forse anche troppo, cioè sempre un tipo di scambio linguistico che deve essere, che non può essere mai letterale, non so come dire, abbiamo sempre, no, questa specie di necessità veramente anche estrema di dover fare una battuta, di dover fare un'allusione, insomma, di cercare sempre un livello altro e rispetto, cioè quindi più paradossale, più anche più buffo rispetto poi, insomma, a una lettura piana delle cose, anche nel dimostrarci affetto, non lo so, abbiamo molte difficoltà, dobbiamo sempre trovare il modo strano di dircelo. Ma invece questo amore per questo ragazzo irlandese, di cui appunto racconta, no? È la prima fuga, no? Che fra virgolette non riuscirà. Sì. Come è stata vissuta dalla protagonista? Ecco, in questo senso, cosa c'è di reale, cosa c'è invece di raccontato e di, insomma, pensato per il libro. E lui non è irlandese, cioè irlandese nel senso che poi parte per l'Irlanda. Sì. Beh, è ispirato a una persona vera che tra l'altro, insomma, ho contattato poi quando stavo per pubblicare il libro, perché insomma, sembrava scorretto, no, dice non vorrei scoprirsi che parlavo veramente di te. Esatto. Però è stato anche usato in maniera molto strumentale, poi condensa magari altri personaggi, certo, altri quello, uomini conosciuti, cioè appunto lì veramente è molto costruito in una forma aneddotica con tutti i fratelli, anche con delle contrazioni temporali, sì. Cioè è tutto molto a servizio della narrazione. Come d'altra parte buona parte del libro, cioè tutto il libro in realtà è costruito in questa maniera. E poi questa presenza dell'alcol nella vita, veramente devo dire, quella è una parte che mi ha messo molta ansia. Tutte queste... L'alcol che usava mio padre. Sì. Tutto, questa presenza dell'alcol, adesso ne può ancora sentire l'odore oppure no? Perché ci sono delle cose, no, che magari appartengono alla nostra infanzia, o almeno a me capitava così. Tipo Madeleine proprio, no? Però è sempre comunque un prodotto che per me è fondamentale, non è mai passato di moda, cioè c'è anche quel flacone che in fondo è anche rimasto sempre uguale, no? Quasi un oggetto vintage, non è? Non si è modernizzato. Infatti è poi di fatto così. Poi devo dire, ci sono dei capitoli molto divertenti, tipo vabbè, il rapporto per esempio, no, con il bagno, che poi è un problema che secondo me un po' abbiamo un po' tutti, no, in un senso o nell'altro, e ci si riflette tutto sommato. Ma quella è stata una parte No, non difficile da scrivere, ma difficile da accettare che l'avessi scritta, e, tanto che non so, sono stata anche in dubbio se toglierla o meno, poi visto che comunque piaceva, che funzionava, ho pensato che forse ero riuscita quindi a renderla letterariamente, insomma, non così respingente. No, proprio il contrario, perché secondo me poi sono cose che penso capitino, no, a tante persone, che in un senso o un altro comunque, insomma, magari non si riescono ad esprimere con facilità, no? Sì, ma comunque è una parte a cui tengo.
Allora, è un libro che tratta di temi anche importanti e lo fa in maniera, insomma, anche come viene presentato poi il libro con la recensione di Zero Calcare, ti fa ridere e ti fa piangere, no? C'è una parte soprattutto Sorriso a quella. volte anche amaro, insomma. Sì, appunto dicevamo prima, a volte si ride per non piangere, anche quello è un po' l'atteggiamento, ma c'è un altro tema molto importante che tu tratti, cioè quello del sesso. E lo fai, insomma, con una chiave particolare, il fatto a volte di non avere, di non essere informato su alcuni passaggi durante soprattutto l'adolescenza, su come funziona, su che cos'è. E quindi racconti anche di questa importante figura, che è quella della mamma di una tua amica, per caso anche quella, no? Un'amica così, non di vecchia data, un'amica scoperta un giorno per caso, faceva la ginecologa e ti ha introdotto e ti ha anche prestato una stanza per quello che era un atteggiamento, no? Completamente diverso da quello che magari, da quello che proprio non hai avuto dentro casa, ecco. Questo anche è un messaggio importante. Alla fine, il racconto di questo libro, quello che ti voglio chiedere, Veronica, che scopo può avere nella educazione, nella formazione, no? Di chi adolescente lo legge? Cioè, nel senso, è un romanzo di formazione, tutto sommato? Che è anche una sorta di richiesta di aiuto, no? Nel senso, potete farlo anche voi, cioè potete. Ci sono cose che si possono fare anche se non ve le hanno insegnate. Com'è? Io l'ho interpretato un po' anche così, questo libro. Sì, non lo vedo tanto come un romanzo di formazione perché poi appunto la parabola che segue, cioè, no, non è lineare, non arriva da nessuna parte, anzi non è che poi c'è la protagonista che ha capito delle cose. È molto brava a mentire anche se stessa, a mettere in crisi le poche cose che pensa di aver capito. Però rispetto, ecco, non ho un'idea di letteratura come qualcosa di pedagogico. Ma l'idea che esistano strade non solo non convenzionali, ma anche veramente storte, sbilenche per poter fare determinate cose quando si desidera farlo, a me sembra, cioè, sì, se vogliamo metterlo come un insegnamento, un insegnamento. E poi, non so, la cosa a cui tenevo molto era anche il fatto di trovare il coraggio di certe cose, anche la bellezza dello scoprire certe cose attraverso gli altri. Per me questo è stato un principio educativo fondamentale nella vita. Io alla fine appunto, ho cominciato veramente ad amare i libri attraverso le amicizie. Era come se avessi bisogno, no, di qualcun altro per fare un'esperienza e godermi quell'esperienza. Lo stesso è avvenuto per tutte le altre cose che sono diventate care nella mia vita. Io penso alla presenza appunto di una comunità di persone care che non devono proprio essere la famiglia, anzi, quindi amicizie, incontri anche fugaci, siano un po' il modo per darsi così il diritto di esplorare il mondo. Cioè, magari da sola è un po' più difficile, scoprire le cose insieme agli altri può essere più semplice e sicuramente anche più bello, gratificante. Allora, c'è la versione audio, dicevamo. Qual è il tuo rapporto con gli audiolibri, Veronica? Visto che questa, insomma, è la radio dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti e l'audiolibro per noi è da sempre qualcosa di molto importante, ma per molti c'è stato un exploit solo negli ultimi anni. Tu come lo vivi l'audiolibro? Sei una delle Ma io persone che lo purtroppo ascolta? non li sento quasi mai, ma un po' perché non so quando sentirli. Effettivamente, non stiro, non faccio sport, non lavo i piatti, non so, non vado a correre, non ho idea. Quindi non è una cosa che sfrutto poco. Però sono molto felice di questa versione dell'audiolibro, per cui avevo insistito che fosse una persona, insomma, di cui mi fidavo, e l'attrice che l'ha letto è Cristina Pellegrino, e Sì. sono felicissima del lavoro che ha fatto. Infatti mi sembra anche dai riscontri, insomma, che sia stato apprezzato. Sì. E, comunque ero contenta che la protagonista avesse la sua voce e il modo in cui l'ha entrata nel libro. Di per sé mi sembra veramente uno strumento ottimo. Io, ecco, non davvero, no?
non ho tanto l'abitudine, come non ho abitudine a sentire podcast, perché non trovo quali siano i momenti per poterlo fare. Per quanto riguarda le presentazioni, però, tornano in presenza e hai un calendario, ci saranno, so che venerdì, sabato per esempio, sabato scorso ne hai fatto una, non so adesso il calendario futuro, perché ti ascolta e magari volesse insomma vederti anche di presenza. Dunque, non me ne ricordo. Dove le possiamo... Mi sembra che ho una cosa il 9 qui a Roma, un posto chiamato il posto nudo, scusate, e poi verso il 17-18 aprile Bologna e Sant'Arcangelo e un'altra cosa che sta lì vicino, Brasilia. Okay. Vabbè, non ero preparato. Ti ho fatto una domanda trabocchetto. Cattiva, vabbè. Chiara, è cattiva. Va bene, ma siamo contenti, penso che ci siano comunque la possibilità di seguirti, non so, sulla pagina Facebook o sulla pagina Enaudi forse. Per sì, la pagina Enaudi forse è meglio, è più social. Senti, ma mamma insomma continua a essere super protettiva anche sì, adesso? Sì, non è cambiato nulla, tutto uguale. Quella parte mi ha molto stressato, devo dire, ti faccio i complimenti, immagino. Perché io invece ho una mamma completamente all'opposto. Ti ascolta ancora Radio 3? Sì. Quella cosa, quella della Radio 3 che interviene solo per dire il nome dei figli è una cosa meravigliosa, che quella anche riesco a capire con tutte le mie forze, perché ci sono i genitori così, mia madre anche, no, mia madre no, mio padre è così, però insomma quello mi ha fatto anche sorridere, sì, direi che è proprio un libro che ha degli sprazzi molto ognuno molto può trovarci qualcosa, sì. La Puglia sì. Anche insomma ancora non ti piace, ma ci andrai in Puglia a presentare il libro. Spero. Se non mi metto nel veto, no. Ok, va bene Veronica, è stato veramente un piacere poter anche chiacchierare me. Con te, un grossissimo in bocca al lupo, di solito Slash Radio Web porta bene, noi te la buttiamo lì, quindi va se bene, per caso okay. Dovessi insomma, sono scaramantica, tu sei quindi. Scaramantica, noi portiamo bene in passato, così è stato, se per caso dovessi arrivare fino anche lo scorso anno ricordati di noi. Sì. Va bene, mi sembra grazie. Una minaccia, ma, okay. No, assolutamente no, grazie mille, veramente grazie, in bocca davvero. A voi davvero e complimenti, buon veramente. Lavoro grazie. Ciao, allora grazie. Veronica Raimo è stata con noi, vi ricordo questo bel libro che è già audiolibro, Niente di vero, Giulio Einaudi editore.